Poracci, molti di voi hanno riconosciuto la firma di Saito e del suo Seaman, ma in pochi hanno capito che si trattava del secondo capitolo uscito su PS2 solo in Giappone. Io, ancora una volta, è stato il più veloce di tutti, mentre la risposta più sbagliata l'ha data Fra, citando Twilight Princess. Come ho fatto a non pensarci prima? Geniale! Va bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che ancora non è stato hackerato. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché finalmente torneremo a parlare di Nintendo e dell'ipotetico successore di Switch. Ma questa volta le cose sono molto più complicate di quello che sembra. Inoltre vedremo come Valve ha risolto il problema del drift in meno di 24 ore. Prima di tutto però vi invito a smettere di giocare a Elden Ring per partire alla volta della conquista non violenta di internet.com. L'obiettivo è la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche in live dove questa sera alle 10 continueremo a ragionare insieme sul futuro di Nintendo Switch. I link li trovate tutti quanti in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. In un periodo così ricco di uscite è praticamente impossibile giocare al day one tutto quello che ci interessa e per forza di cose bisogna fare riferimento alle recensioni per farsi un'idea preliminare sui vari giochi. E direttamente dal Giappone arriva il primo parere su Triangle Strategy. Qual è il verdetto? Beh, Famitsu gli ha affibbiato un bel 35 su 40, con i 4 recensori che si sono espressi con un 8 e 3 9. Per fare un confronto diretto, la stessa pubblicazione aveva dato a Octopath Traveler il voto finale di 36, quindi più o meno siamo sempre da quelle parti. Il combat system viene indicato come ottimo e la storia avvincente, ma il problema sembrano essere le interruzioni estenuanti tra un combattimento e l'altro. Insomma, se avete giocato alla demo sapete a cosa fanno riferimento. In 3 ore di gioco ci saranno sì e no 3 combattimenti. Siete pronti a imbarcarvi in questa lunghissima avventura? E a proposito di recensioni, sono usciti i primi pareri della critica su Gran Turismo 7. Qui ho trovato delle opinioni un po' discordanti. In molti elogiano la grafica, il gameplay e la mole contenutistica del titolo, ma più di un recensore, anche se non tutti, hanno evidenziato come la progressione della campagna single player sia lenta, estenuante e allontani troppo dai momenti in cui si guida effettivamente. Gran Turismo 7 è praticamente il paradiso per gli appassionati delle quattro ruote e per la storia delle automobili, ma che presenta un'impostazione che rischia di allontanare chi non è un super patito di motori. Voi lo proverete il nuovo episodio della saga Polyphony? Vi segnalo inoltre che sono uscite alcune anteprime approfondite su Sea of Stars, il seguito dell'indie The Messenger, che però stravolgerà completamente la struttura di gioco del suo predecessore. La fonte di ispirazione non sono più gli action adventure in due dimensioni alla Ninja Gaiden, ma chiaramente l'epoca d'oro dei JRPG a 16 bit, con una riverenza specifica nei confronti di Chrono Trigger. Anche questo titolo uscirà nel 2022, così giusto per riempire un altro po' un anno già stracolmo di pubblicazioni, ma devo dire che per ora la produzione sembra veramente promettere bene. Dal combat system all'art style sembra di trovarsi di fronte a un piccolo capolavoro di genere. Vi lascio in descrizione qualche link alle anteprime, fatemi sapere cosa ne pensate. Ehi, fermi! Se siete collezionisti che non sanno dire di no alle edizioni fisiche, vi segnalo che sono stati aperti su Fangamer i pre-order per la versione Switch e PS4 di Omori, disponibile dal prossimo 17 giugno. Del gioco non so praticamente nulla, ma molti di voi me lo hanno indicato come un vero e proprio capolavoro indie, graziato da una trama unica, di quelle che ti toccano nel profondo. Immagino che chi è particolarmente affezionato al gioco vorrà accaparrarsi la copia fisica. Anche questo link ve lo lascio in descrizione. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Ne abbiamo parlato ieri sera in live e oggi sui social è diventato trending topic, ma non per merito nostro. L'utenza è tornata a parlare del futuro di Switch, tra Switch Pro e Switch 2. Questa volta però con delle indicazioni concrete su quelle che saranno le prossime mosse da parte di Nintendo. Ma andiamo con ordine perché c'è da fare chiarezza su tutta la questione che è piuttosto complicata e richiede di partire da un antefatto molto importante. Seguitemi bene. Perché proprio ora si torna a parlare di Switch Pro? Beh, perché la scorsa settimana i server di Nvidia sono stati vittima di un attacco hacker che ha compromesso gran parte delle informazioni riservate presenti sui server dell'azienda. L'attacco, rivendicato dal collettivo La
lapsus, sarebbe stato escogitato con l'intenzione di ricattare la compagnia al fine di eliminare le limitazioni sulle GPU che diminuiscono le performance delle schede video nel campo del mining. Fino ad ora siamo lontani dal mondo del gaming, ma Nintendo e Switch entrano in gioco nel momento in cui il collettivo ha deciso di rendere pubblici 75 GB di informazioni a fronte del tera complessivo rubato dai server Nvidia. Tra queste c'è veramente di tutto: comunicazioni interne, password degli impiegati e anche documentazioni riguardanti tecnologie specifiche. In particolare, ad essere stato rubato c'è il codice sorgente del DLSS, la tecnica di upscaling tramite intelligenza artificiale proprietaria di Nvidia, una tecnologia fenomenale che per funzionare però ha bisogno dei Tensor Core, degli elementi presenti solo nelle ultime generazioni di schede video. Il system on chip di Switch, il Tegra X1, il cuore pulsante della console sviluppato proprio da Nvidia, non è in grado di supportare il DLSS, nonostante sia una tecnologia che tornerebbe parecchio utile a Nintendo e alla sua console ibrida. È qui che la cosa diventa un po' più complessa e cercherò di spiegarla nel modo più semplice possibile. Tra i file leakati è emersa una cartella chiamata NVN2 e anche dei driver dal nome NVN-DLSS. Cosa si indica con NVN? NVN è la sigla delle API, ovvero le librerie software del linguaggio di programmazione su cui sono basati i programmi di Switch. Si tratta di istanze specifiche ed esclusive della console Nintendo, ed è ovvio che se troviamo la sigla NVN affiancata al numero 2 e poi anche al DLSS, è altamente probabile che si stia facendo riferimento a un nuovo hardware, qualcosa in grado di supportare il DLSS e rappresentare una vera e propria evoluzione dell'architettura del system on chip. In più sono stati scovati dei riferimenti a dei nuovi chip Tegra basati su architettura Ampere, ovvero dotati di Tensor Core. Uno in particolare, il T239, nome in codice Drake, era stato già indicato da Copite, un noto leaker Nvidia, come il custom chip su cui sarebbe stata basata la prossima console Nintendo. Quindi, cosa abbiamo di concreto? La conferma che Nintendo e Nvidia stanno lavorando attivamente, e probabilmente sono già a buon punto, su un nuovo hardware che rappresenterà un bel passo in avanti rispetto alla Switch e che sarà in grado di supportare nativamente il DLSS, ovvero di raggiungere risoluzioni oltre il Full HD senza gravare troppo sulle prestazioni. Tutto questo grazie poi all'utilizzo di un nuovo sistema on chip, il T239. Questo sarà basato su un'architettura Ampere e andrà a sostituire l'ormai vecchiotto X1. Tutto il resto sono speculazioni. È difficile capire se questa nuova piattaforma sia da intendere come una Switch Pro o direttamente come una Switch 2 e soprattutto quando potrà essere annunciata. Questa sera in live continueremo a parlare della faccenda cercando di chiarire i dubbi più grandi e cercheremo di ipotizzare quale sia il futuro dell'ibrida Nintendo. Però per ora, per come la vedo io, si tratta probabilmente di una console che vedremo non prima del 2024 e a questo punto l'idea di una revisione mid-gen mi sembra fuori tempo massimo. L'architettura Ampere suggerisce un balzo qualitativo bello sostanzioso, una rivoluzione del genere non rientra propriamente nei limiti di una revisione mid-gen di una Switch in 4K, ma con Nintendo mai dire mai. Voi poracci cosa ne pensate? E chiudiamo parlando della vera bestia nera di Switch, il Joy-Con Drift. Ma attenzione perché non andremo a trattare direttamente della console Nintendo. Il Drift infatti non è un'esclusiva della Switch, ma è una problematica che si può presentare su qualsiasi stick analogico. Sulla piattaforma Nintendo a essere preoccupante è l'incidenza con cui questa si presenta e anche la totale mancanza di supporto da parte della grande N. Vediamo però come Valve si è rapportata al Drift. Neanche il tempo di uscire sul mercato che molti utenti hanno iniziato a segnalare dei casi di drifting sulle deck appena ricevute. Un bel problema, soprattutto se si pensa che qui si tratta di un pezzo unico e se c'è un difetto di fabbrica bisogna rispedire in garanzia tutta quanta la console, non solo i controller. Quindi giustamente si è scatenato un po' di panico tra l'utenza, ma incredibilmente la risposta di Valve è stata repentina. Non solo ha riconosciuto il problema, ma l'ha anche risolto in tempo record. Uno dei designer del progetto ha scritto su Twitter: il team ha raccolto il feedback e, investigando la problematica, è saltato fuori che si trattava in realtà di una regressione della dead zone causata da un recente aggiornamento del firmware. Abbiamo appena pubblicato un aggiornamento che elimina il bug. Mi raccomando, aggiornate la console. Problema risolto, massima trasparenza e contatto diretto con i propri utenti. È impossibile non fare un confronto diretto con Nintendo e con la sua pessima gestione di tutta quanta la questione Joy-Con Drift. Perché per quanto si tratti effettivamente di un problema molto più grave di quello riscontrato su deck, chiaramente stiamo parlando di un difetto
difetto di progettazione e non di una problematica software, ad aver ingigantito enormemente la frustrazione degli utenti è la consapevolezza che Nintendo non stia facendo nulla per risolvere la situazione e a malapena si è spinta a riconoscere l'esistenza del problema. E sono queste le casistiche che fanno la differenza e modificano radicalmente la percezione che il pubblico ha di una determinata azienda. Vero Nintendo? Secondo voi vedremo mai l'azienda di Kyoto attivarsi in modo concreto per arginare il fenomeno del drift? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. L'appuntamento è per questa sera alle 22, dove in live sul canale Viola continueremo a ragionare sul futuro di Switch e un eventuale Switch Pro o Switch 2. Altrimenti ci vediamo domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porotegra, Michele T239, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Scarica la batteria. Ciao.